Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che Paolo! Laris, ti salutiamo romanamente! A noi! Ah, diamine, adesso finalmente si può fare! Evviva l'Italia, Floris! Ehi, ehi, la la la! Naturalmente ti si saluta romanamente, ma rispettando la legge, la Corte di Cassazione ha stabilito che il saluto romano si può fare se è commemorativo. E noi commemoriamo. Ah, finalmente liberi di commemorare, di urlare. Viva Duce! Stiamo commemorando, non è che siamo fascisti. Commemoriamo e posso dire anche viva la razza bianca italica e spranghiamo gli oppositori. Ma non sarà mica razzista. No, sto commemorando. E lascia che alzi la mia voce forte in difesa dei nostri camerati di Napoli. Picchiato per una spilla antifascista, arrestati i militanti di Casa Pound che erano ad Accalarenzia. Ma come? Ma non si può neanche menare un sinistro, che poi cosa c'è di più commemorativa che riempire di morte un antifascista? Appunto. Stavamo commemorando, no? Lasciateci certo. Commemorare in pace, basta! Che bello cominciare la settimana così, Floris, con quelli lì che esultano perché possono alzare il braccio, ma finalmente. Oltretutto, se nella vita la tua massima aspirazione è alzare il braccio e urlare presente, sì. Chissà che vita interessante devi avere. E invece ti ricordi, Floris, quando immaginavamo il futuro? Negli anni 90 sognavamo un futuro migliore, fatto di cose incredibili, autovolanti, viaggi sulla luna. Il PD che vince le elezioni. Sì, ci siamo andati vicini, ma solo con le autovolanti. Sì. Ora però le cose sono cambiate, l'orgoglio tricolore. È merito di questo ceppo italico. E questa settimana ne abbiamo avuto molte dimostrazioni. La prima è questa. Lollobrigida a Cape Canaveral. Sembra un po' il titolo di un film degli anni 50, no? Maciste contro Polifemo, Ercole ad Atlantide e Lollobrigida a Cape Canaveral. Ma cosa c'entra il ministro dell'agricoltura con i razzi spaziali? Risposta esatta, una bella minchia. Però Lollobrigida si è regalato un viaggio ufficiale con tanto di foto e intervista davanti al contadino rovescia, in cui ci presenta un prodigio della nostra scienza che ci invita tutto il mondo. Vediamolo. Eccolo. Voilà. La quarantena i nostri astronauti l'hanno svolta con il sorriso sulle labbra, perché hanno mangiato sempre solo prodotti italiani, cucina italiana. Ecco, lo vedete, fermami. Vedi il prodigio. Ecco il prodigio. È il suo ciuffo nuovo, il trapianto sovranista, perché Lollobrigida ha detto di essersi messi i capelli nuovi. Sì. E noi ci chiediamo, guardando la foto, ma dove li ha messi? Cioè, chi gliel'ha venduto sto parrucchino? Totò. Non è cambiato nulla. Vale. Poi Lollobrigida è lì perché in questa missione spaziale c'è una particolarità. Ferma Ciampino? No, c'è un astronauta italiano, Walter Villadei, ma soprattutto, eccoli, nello spazio si mangia la pasta italiana. Che poi Floris ha scritto: finora nello spazio si è mangiato solo americano e russo. Che cosa vuol dire? Chi spara minchiate a caso. Perché infatti, ci sono già stati degli astronauti italiani e guardate un po'. Voilà. Malerba, astronauta savonese, già ci portò il pesto nel 1992, 30 anni fa, quando Lollobrigida aveva tutti i capelli. Sì, non è ancora fregato con quella roba. Oltretutto non è che si portano la pasta per fare delle spaghettate, ma per un esperimento della Barilla. Ah, oh, quanto le manca la passeggiata spaziale che butta la pasta? Sentire Lollo, sembra che sulla stazione orbitante facciano le spaghettate. Invece no, la realtà, la Barilla ha inviato dei fusilli in orbita per fare un esperimento. Sì, questo, 3 kg di fusilli spaziali già cotti per capire se riscaldati non scuociono. Guarda che scoprire se i fusilli non scuociono in orbita potrebbe cambiare le sorti del mondo, Quelli sono problemi, il fusillo che mi scuoce in orbita. Ma nella maggioranza è una sfida tutti i giorni tra Fratelli d'Italia col braccio in piedi e la Lega di Salvini. E infatti Salvini ha visto il cognatone che parlava di pasta Barilla e non ci ha visto più. In qualche modo doveva rispondere. Anche lui sulla pasta. Ed ecco la risposta del ministro delle infrastrutture. Eccolo. Il profumo non rina di insetti, di vermi, grilli, le cavallette, quelli che combattono la dieta mediterranea. Sì, viva la nostra pasta, qua fanno pasticcio rumo 800.000 confezioni di pasta. Ale. Ed è una cosa straordinaria al giorno. Bravo. Viva l'Italia, bravo. Questo viva è il ministro delle infrastrutture. Viva l'Italia. Quello sopra è un cappello, è un marchettone del ministro delle infrastrutture per il pasticcio rumo. Ma che c'entra con l'infrastruttura? Non lo so, forse vuol fare un ponte di maccheroni, non lo so. Ma questa iniziativa di Salvini ha scatenato una gara tra i mitomani a favore del mitomane contro i mitomani a sfavore del mitomane. Cioè c'era chi inneggiava la rummo e chi proponeva di boicottarla. La famosa guerra di quelli che non hanno un cazzo di niente da fare tutto il giorno. E la parola finale c'era il campione di questi qua, come sempre, l'ex senatore leghista e ultracattolico Pillon, che ha postato questa foto qui. Eccola. Ecco, stasera appena rigato. Insomma, c'è chi dice che questa è una dura presa di posizione, ma noi vorremmo chiamarlo col suo nome. Questa è una dura presa di posizione. No, mi sembra che non ci siano dubbi. No. Però adesso noi facciamo una pausa e ricominciamo a lavorare. Lavorare seriamente. Lo sapete che vi ricordate, da qualche settimana abbiamo un compito specifico e molto arduo. Fare ridere
parlando del PD. È praticamente lavorare. Impossibile, perché sì, c'è una legge fondamentale della comicità. Per fare la parodia di qualche cosa, quella cosa lì deve esistere in natura. Il PD non esiste. No, e se esiste non se ne è accorto nessuno. Ma ci proviamo. Questa settimana quelli del PD si sono visti. Sì, si sono, hanno fatto un congresso, no? No, si sono visti. Così, tipo gita di classe. Ecco, e infatti molti ci sono andati col pullman. Sì, vedete, eccolo lì. Ritiro Demma Gubbio, in pullman si canta, i big danno forfè. Ora da qui in poi quello che vi raccontiamo è tutto vero, cioè sono andati davvero in pullman, sì. E sul pullman hanno anche cantato, sì. Che cosa avranno mai cantato? C'è scritto anche una lì. Playlist italiana scelta dal deputato Tony Ricciardi. Sì, sì, guarda, e non solo, Cecilia Guerra sulle note di Viva la Mamma, sì. Non si tiene, si mette a ballare di seduta. Proprio fa venire la seduta, fa venire voglia di essere lì. Ma guarda, cioè, il livello di divertimento è più o meno Capodanno a casa del Mastro. Ecco, quel livello lì. Insomma, e quindi sto branco di sfigati arriva in pullman. E dopo che fanno? Beh, arriverà la segretaria Schlein ad aprire i lavori, ma no, e dico no, io. No, no, non è arrivata, no. E perché non è arrivata? Perché? Perché doveva andare al cinema. No, io non ci credo. Doveva non andare al cinema a vedere un film italiano molto bello che si chiama Krypton e che parla di 6 storie di disagio mentale. C'è un'ottima idea se il giorno dopo hai a che fare con quelli del PD. Sì, cioè, si chiude il cerchio. Prepari. Ma Schlein una cosa l'ha detta, anzi ne ha detta una sola. Ha detto: l'Italia deve smettere di inviare armi a Israele. Basta! Miracolo. E infatti l'Italia ha smesso di mandare armi a Israele. Track. Peccato, non Brava. Ha smesso dopo che l'ha detto la Schlein, no. Ma l'8 ottobre 2023, il giorno dopo l'attacco di Hamas. Sì, sì, cioè nel senso c'è proprio scritto sulla Costituzione, sì. Cioè non possiamo. Quindi appena Israele ha risposto all'attacco, le già pochissime vendite si sono bloccate. Sì. Ma lei non lo sapeva. Vabbè, però mica fa il ministro delle infrastrutture, non è che deve lei. Sapere la Costituzione. Dopo questo Schlein ha chiesto altre 3 cose comunque. Sì, il divieto di fumare nel cinema, le cinture di sicurezza, sì. Obbligatoria e la chiusura dei casini. Su questa bisogna battagliare, ma il PD vuole ripartire dai giovani e in mezzo ai giovani del PD la stella è sempre lui, Mattia Santori e il suo sguardo intelligente. Ah, eccolo qua, mentre guarda un frisbee che gli sta arrivando tra i denti. Santori, l'ex sardina ora promosso a tonno, sì. Ha avuto un'idea meravigliosa. I viaggi di coscienza. Sì. Cosa sono i viaggi di coscienza? Allora, il Comune di Bologna pagherà dei viaggi a dei giovani dai 18 ai 25 anni per visitare, come dire, quelle zone del mondo in cui la gente non riesce a muoversi, sì. E se la passa male, non so, tipo... Tipo il Comune di Bologna, quindi sì. Spenderanno poco. Ecco. Cioè, il Comune di Bologna è il centro, è un disastro, soprattutto dopo l'ultima idea del sindaco di far andare tutti a 30 all'ora. Sì. Ecco, è partito il progetto 30 all'ora, nuovo limite di velocità in centro, e ha creato un sacco di ingorghi. Sì. E adesso qualcuno finalmente dice no. Oh. Indovina chi lo dice no. Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, che ha fatto dichiarazioni di fuoco contro l'idea di sindaco Lepore. Sì. Salvini, guardate, Salvini smonta il limite dei 30 all'ora, una direttiva per fermare il Comune di Bologna. Posso dire, stavolta io... Secondo me ha ragione lui, c'è 30 all'ora una quando, roba, quando dai. Bisogna dirlo, bisogna dirlo. Ecco, peccato però che l'idea dei 30 all'ora non si sia di Lepore. Ah no? Ma indovinate un po' di chi? No. Di Salvini. Eccoli. Perché il piano di sicurezza stradale del suo ministero dice esattamente questo. Dice, dove ci possono essere impatti che coinvolgono veicoli, questo è proprio il piano, che coinvolgono veicoli e pedoni, quindi città, la velocità dovrebbe essere limitata a 30 all'ora. Firmato Salvini. Questo siamo di fronte a un classico, c'è lo scontro tra emisfero destro del cervello di Salvini, sì. e l'emisfero sinistro del cervello, sì. di Salvini. Ma nella settimana dei mitomani non possiamo che ringraziare un uomo, adesso davvero, un politico che sta davvero facendo tanto per il nostro paese e che troppo spesso non ringraziamo abbastanza. È vero, sì, è sbagliato non tributare il giusto riconoscimento a chi porta avanti il paese, quindi ringraziamo lui. Claudio Borghi, senatore economista della Lega. Eccolo qua. Guarda. La foto è la sua. Sì, l'ha scelta lui. E Borghi è uno che lavora sodo. Infatti sabato sera sul suo umile profilo Twitter ha scritto questa frase. Sì. In tanti stavolta non se lo meritano, no. Ma sto lavorando anche per loro. Capito? Ingrati, maledetti. Sì. Lui lavora anche per voi e lavora sodo. Infatti dopo questo tweet... Ecco. Ne ha fatti altri 29, neanche mezza giornata. E ha tenuto la media, perché Borghi è su Twitter da luglio 2011, quindi da 4.587 giorni, con numeri veri, e ha fatto 254.606 tweet, vuol dire 55 al giorno di media. Cioè, tenuto conto che dorma poco, 4 ore, come Berlusconi, ecco. Allora, vuol dire che Borghi, di media, fa un tweet ogni 25 minuti. Esatto. Ma avete capito quanto lavora quest'uomo? Cioè. Lavora per noi. Ma cosa fa esattamente? Ve lo diciamo noi cosa fa. Anzi... Ce lo racconta lui. Pensate un po' dove? Su Twitter. Lui ci racconta che corre. Ecco qui una sua giornata raccontata da lui.
Piccole curiosità operative di vita parlamentare. Oggi, come altre volte, sarei dovuto stare al Copasir, perché sta al Copasir, capito questo? Sì. Però mi chiamano per votazioni dalla commissione bilancio. Piccolo problema, al Copasir la seduta è questo segreta, lo scrive lui, i cellulari schermati. Quindi partono giri di telefonate fra N uffici per far pervenire la richiesta di presenza. Lui è sempre lì, eh? Sì. In qualche modo la segreteria del Copasir si affaccia in riunione dicendo che sono richiesto. Allora esco, mi accerto della situazione chiamando in commissione. E beh, poi prosegue sempre. Se confermato, rientro in riunione e avviso che devo andare. Ecco. Può però capitare che mi fossi prenotato per qualche domanda. Quindi il presidente cortesemente fa rispondere prima alla mia. Magari l'audito si dilunga mentre io frigo sulla sedia. Stop! Fino a qui. Cosa ha fatto? Borghi? Sì. Una minchia. Ma continuiamo. Anzi, sembrava che bello. Continua lui. Ascolta. Poi corro fuori da San Macuto come un pazzo, allarmando le scorte che aspettano fuori. Quasi tutti i membri del Copasir sono scortati, fortunatamente io no. Perché lui è come noi, non ce l'ha la scorta. Ma continuiamo. Sempre di corsa attraverso Piazza del Pantheon, tagliando le file a metà, venendo fotografato dai turisti come attrazione turistica, tipo Tizio che si allena per le Olimpiadi Over 50. Ma che spiritoso. Arrivo trafelato a Palazzo Carpegna, dove fortunatamente la commissione sta all'ammezzato, quindi riesco a fare la rampa di scala ancora in fase anaerobica. Mi tuffo nella commissione bilancio e scopro che magari hanno già finito. Hanno già finito? Ma come hanno già finito? Porca miseria. Allora cosa fa Borghi? Cosa fa il nostro eroe? Allora torno come un pazzo a San Macuto, del tragitto trovo i turisti di prima, che oltre a fotografare stavolta tengono anche il tempo. Arrivo al Copasir e magari scopro che hanno finito anche lì. Tutto bene, tutto bene. Quindi ricapitoliamo, sì. Quello che ci ha raccontato più o meno l'ha raccontato lui, no? Lui allora, non è che ce lo siamo inventato. Quelli erano i suoi posti. Era in un posto dove doveva fare una cosa che però ha smesso di fare, sì, perché doveva andare a farne un'altra da un'altra parte. Quindi è andato dall'altra parte, sì, ma era in ritardo, quindi avevano già finito. Allora è tornato indietro, ma avevano finito pure lì. Uguale? Non ha fatto una beata minchia. Ecco, però ce l'ho voluto raccontare. Oh. Grazie, senatore. Grazie per aver lavorato anche per noi. E chiudiamo con una new entry. Un uomo che davanti alle luci della ribalta da poco, ma già ci ha regalato delle perle meravigliose. Sì, è un grande comunicatore, sì, sì, un innovatore del linguaggio. Un Vannacci che ce l'ha fatta. Eh beh, sì. E beh, signore e signori, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. È tutto vostro. Un uomo normale, sì, guarda il bel culo di un'altra donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce se la tromba anche, se poi non ci riesce invece torna a casa. Ora offendetevi quanto cazzo volete, ma questa è la mia idea. Bene, capito? Allora, questo è il sindaco di una città di più di 100.000 abitanti nel 2023, eletto democraticamente dai suoi concittadini che pensano che lui li rappresenti alla perfezione. E davanti a questo c'è solo da rispettare i cittadini e dire, come dire, viva la democrazia. Esatto. No? Poi però vorrei pensare un'altra cosa. Non lo hanno votato in tanti, Floris, nonostante sia così. Mm. Lo hanno votato in tanti, proprio perché è così. Eh? A dopo! A dopo, Luca!